Oggi 10 maggio 2022, osservare dove sono in questo momento, osservare bene, è un posto a me comune, è una città che fa provincia della Lombardia, la conosco molto bene, sono esattamente a Como, guardare quante belle ville ci sono in questa città. Ebbene, oggi il girovago Aldo va in un bel posto, prima di tutto vado a Brunate, con la funicolare, l'abbonamento io ovunque in Lombardia posso usufruirlo, e poi vado a vedere questa piccola cittadina dove è rimasto il mio cuore dell'età giovanile. Ma io sono qua a vedere questo lago che ricorda in me la vita passata. E ma cosa, basta con questi ricordi, l'importante è il presente e vivere in questa felicità che può dare la terza età. Io sono qua in questo momento e ammiro ancora di più il cielo di oggi, stupendo, meraviglioso. Ma cosa faccio? Sicuramente una cosa strana, prendo l'aliscafo e vado a menaggio a trovare le mie amiche, poi non ho finito, prendo il bus prima dell'aliscafo, vado a San Fedele d'Intervi, la clinica delle ossa, a trovare un'altra mia amica che ho conosciuto nella mezza età. E sono qua, ma che bello, oggi ho cambiato, basta, per ora ho cambiato itinerario, ho lasciato la Valtellina per un giorno per aspirare un'aria differente, dove questo traffico intenso però non mi piace tanto, preferisco i sentieri montani, i sentieri dei boschi. Comunque bisogna alternare la vita ogni tanto, sono io. Felicità di esistere, felicità di aver vissuto anche in questa città dove io abitavo prima di 40 anni. E sono qua, guardo il cielo di oggi, che bello, che voglia di vivere. Ma sapete quante cose c'è da fare qua? Andate verso anche Bellagio, che stupendo Bellagio, e poco per volta ritorno ad abituarmi a riconoscere con la mente più viva queste belle località. E quanti bei alberghi ci sono. Ecco, è passato un bus, ma preferisco camminare, ora vado in città. Guardate che bello, la veduta del lago di Como, soprattutto qui, in questo luogo dove io posso ammirare un ricordo che vive ancora nel presente, però mi piace perché più medito, rifletto che la vita percorre nel mio girovagare e più sono consapevole di me stesso.